Siamo con il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Fa un po' specie chiamarti così perché ci si conosce da un po' prima. E, senti, oggi è uscito sul Corriere della Sera l'ennesimo articolo critico. Ti hanno abbandonato tutti, sembra. E io ho notato che ieri alcuni dei nomi citati come consulenti gratuiti erano qui. Infatti, me lo stavano dicendo giusto adesso al telefono, che hanno detto che ci hanno abbandonato tutti, voglio dire, erano qua, ieri Maurizio Pallante era qua con me per citare un nome ed è, voglio dire, ci ha dato un sacco di idee molto interessanti e fattibili anche nell'immediato, quindi tolto il problema, diciamo il problema di creazione della giunta e quindi questi incontri iniziali che inevitabilmente stanno portando via un sacco di tempo, sia incontrare le persone per valutarle, sia tutti gli incontri istituzionali a cui sto partecipando, ci sarà già modo di mettere in campo delle iniziative gratuite, perché è ovvio che il conto del comune parte sempre dal debito, per mettere in atto alcune cose che questi consulenti ci stanno dicendo. Senti, senza entrare nel merito di alcuni esperimenti di giornalismo abbastanza ridicoli, e quindi il giudizio l'ho già espresso implicitamente, leggendo la relazione del commissario Ciclosi c'è da mettersi le mani nei capelli, alcuni di noi non se lo possono più permettere. Sembra che i nodi principali a dargli una prima letta siano innanzitutto le cause per... quella era una voto di cifra, ok, e poi una riorganizzazione. Vabbè, ma noi siamo partiti dalle partecipate proprio per capire qual è la situazione. Secondo me l'immagine che meglio rappresenta quello che ci troveremo a gestire è, comunque lo Shanghai, cioè il fatto di, c'è una situazione molto intricata, togliendo gli elementi, le criticità una per una, se ne può uscire, non dico agevolmente, ma facendo dei sacrifici. Quindi l'importante è non avere la fretta che ci mettono gli altri, ma che noi ci metteremo il tempo necessario, sfilando i problemi uno per uno. È plausibile pensare che farete una cernita delle opere fondamentali o cercherete di salvare tutto il salvabile? No, c'è una cernita, ci sono alcune cose che ho già visto e che adesso non faccio esempi perché va capito la non fattibilità, che non sono ancora partite, non avevano senso, non faremo. Ovvio che dal punto di vista contrattuale va valutato questo. Ti ringrazio, tieni botta. Ciao.